Tappa del Tour de France targato 2021. Si andava da Changé alla Valle Espace-Mayenne di 27 km e 200 metri. Era una cronometro individuale vallonata, potremmo dire. Tra i favoritissimi per la tappa e anche per la maglia gialla era Wout van Aert. Van Aert che non ha fatto sfracelli, anzi, non è finito nemmeno sul podio, arrivando a 30 secondi dal vincitore di giornata, Tadej Pogacar, che è letteralmente volato sul tragitto, dando ben 19 secondi al campione europeo della specialità Stefan Kung, 27 secondi a Vingegaard, 30 al sopracitato Wout van Aert, 31 secondi alla maglia gialla, è rimasto in maglia Van der Poel. Sesto Asgreen a 37 secondi, settimo Roglic a 44, ottavo Cattaneo a 55, nono Port lo stesso tempo e decimo Alexei Lutsenko ad un minuto. Per quanto riguarda la classifica generale, abbiamo ancora Mathieu Van der Poel in testa, con 8 secondi di vantaggio su Pogacar, 30 su Van Aert, 48 su Alaphilippe, 1 minuto e 21 su Lutsenko, 1,28 sulla Tour, 1,29 su Uran, 1,43 su Vingegaard, 1,44 su Carapaz e 1,48 su Roglic. Tadej Pogacar è il favoritissimo per il momento. Davanti c'è solo Mathieu Van der Poel. Per quanto riguarda la maglia verde, in testa c'è Mark Cavendish con 5 punti di vantaggio su Juran Alaphilippe, 89 a 84. Terzo è Mathieu Van der Poel. Per quanto riguarda la maglia qua, Ida Schelling in testa con 5 punti, secondo Van der Poel, terzo Perez. Per quanto riguarda la maglia bianca, in testa c'è Tadej Pogacar. Per quanto riguarda il numero giallo, in testa c'è la Jumbo Visma con 2 minuti e 25 sulla IF Education. Per quanto riguarda la sesta tappa sarà un dritto di 160 km, si andrà da Tours a Chartres. C'è solamente un quarta categoria a più di 80 km dal traguardo e abbiamo il traguardo volante al 104° km di Lucailles-Lamal. Si arriverà credo in un gruppo compatto, lo sprint sarà di gruppo. In teoria i favoriti dovrebbero essere Merlier, Philipsen, Cavendish, Sagan, speriamo anche Sonny Colbrelli. Per quanto riguarda la classifica generale, non dovrebbero cambiare nulla, dovrebbe rimanere in testa sempre Mathieu Van der Poel secondo Tadej Pogacar.